Giacomo Del Chiappa al WHR per presentare una ricerca condotta in collaborazione con Blastness. Lei è docente di marketing turistico all'Università di Sassari, appunto. Quali sono i dati che sono venuti fuori da questa ricerca? I dati che sono venuti fuori dalla ricerca evidenziano un sostanziale contributo che le online travel agency danno in termini di sviluppo di visibilità al website proprietario dell'albergo e anche un contributo sostanziale nello sviluppo del trust training. Quindi il suggerimento che in estrema sintesi, poi i dati sono un po' più come dire, articolati e complessi, in estrema sintesi sembra emergere la necessità per le strutture alberghiere di sfruttare l'online travel agency forse non tanto come canale di intermediazione commerciale quanto come canale per lo sviluppo di quella visibilità che poi crea traffico sul sito. A ben vedere, ovviamente, questo fa poi sorgere un altro problema, che è quello di, da parte delle strutture alberghiere, sviluppare la capacità di convertire il traffico che sul sito proviene dalla visibilità sulle online travel agency in prenotazione attraverso il booking engine proprietario, per recuperare quindi quella marginalità che altrimenti si perderebbe sulle online travel agency. Un ruolo, quello dell'online travel agency, che è fondamentale anche per un altro aspetto, cioè che come alcune ricerche scientifiche e non scientifiche condotte negli Stati Uniti da Postwright e da anche dei docenti universitari in Italia da sottoscritto dimostrano che gli user generated content, quindi quelli che sono chiamati le recensioni, commenti o più in generale quindi il famoso web 2.0 esercita la maggiore capacità di influenzare la percezione dell'immagine del prodotto alberghiero e anche la finalizzazione del processo d'acquisto proprio nel caso in cui i commenti e le recensioni il turista la trovi su queste online travel agency. Di cui tra l'altro c'è anche da sottolineare un altro aspetto, sia queste ricerche italiane che quelle che dicevo prima condotte negli Stati Uniti evidenziano anche un altro aspetto, e cioè che i contenuti creati dagli utenti, questo 2.0 che si trova all'interno delle online travel agency, sono considerate più credibili nel caso in cui si trovano all'interno di questi siti rispetto a blog, photo sharing, video sharing, microblogging. Considerato poi che comunque al di là di alcune similitudini in Italia ci sono delle sostanziali differenze rispetto ad altri mercati, ad esempio l'americano, perché in Italia, giusto per citare un esempio, il microblogging, quindi il fenomeno Twitter per intendersi, ha una penetrazione nell'uso decisamente minore rispetto a quanto succede negli Stati Uniti e nel resto dei paesi a livello internazionale. Poi ovviamente nella gestione della tassa di conversione sul sito molti sono gli accorgimenti. E molto probabilmente c'è da lavorare ancora dal punto di vista del management alberghiero per sfruttare questa possibilità, la tanto famosa e citata parity rate, che ancora, come altre ricerche in questo caso non condotte da me ma da una recente ricerca di Trivago nel 2010 che ha creato il disparity rate index, dimostra che ancora la percentuale di disparity rate in Italia è abbastanza significativa, si parla di in media di un 13% con punte percentuali molto più significative in alcune zone e città italiane. Con grossi danni per le aziende. Sia in termini di reputazione, quindi di brand image o di brand reputation, come si preferisce chiamarla, ma anche da un altro punto di vista, proprio in termini di commerciali e di perdita di marginalità, perché ovviamente nel momento in cui per n motivi, tra cui la disparity rate, l'utente che viene a visitare il sito proprietario dell'albergo decide di tornare in altri siti, tra cui ad esempio l'online travel agency, per formalizzare l'acquisto, non solo c'è un danno di immagine all'origine, ma c'è anche un danno commerciale di perdita di marginalità. Quindi sì, ancora c'è molto da fare e accorgimenti. Sottolineando poi un altro aspetto, non so se può sembrare anacronistico, però sarebbe bene avvicinarsi al mondo online con una estrema apertura e anche dinamismo, non dimenticandosi che comunque l'albergo nasce in una dimensione offline e nella dimensione offline che il turista, interagendo con i servizi di un albergo, che può essere il reparto ristorante piuttosto il ricevimento, la room division e così via, interagendo con il personale dell'albergo, si fa quella soddisfazione e poi lo spinge o non lo spinge a scrivere una recensione online. Quindi sì,
grande attenzione a social media e a internet, e non ci dimentichiamo le dimensioni base del servizio alberghiero. Perché... poi alla fine, insomma, la reputazione deve essere suffragata. Esatto, no, più che altro perché la reputazione la si costruisce se a monte il turista è soddisfatto. Perché il turista soddisfatto che ha vissuto con soddisfazione l'esperienza turistica in albergo scrive recensioni positive grazie a quell'esperienza, e grazie a quelle recensioni lui scrive positive e sviluppa una brand reputation positiva. Se invece in albergo sviluppa un'esperienza turistica negativa, scriverà sempre recensioni ma non saranno positive, e quindi, come dire, il contributo allo sviluppo di una brand reputation positiva non c'è. Quindi sì, investiamo in online, investiamo e continuiamo a investire forse sempre di più nella cura e nell'attenzione della gestione, nella relazione con il cliente quando il cliente è in albergo. Come ha trovato, quali sono le sue impressioni sul VHR, la platea e tutta l'organizzazione, insomma, cosa pensa di questo evento? Io è la prima volta che partecipo al VHR, che se non erro alla seconda edizione. Lo trovo un'iniziativa molto interessante, utile, dinamica. E credo che sia un'iniziativa molto utile, soprattutto perché sui temi di revenue management penso che soprattutto in Italia ci sia molto da dire e molto da lavorare insieme agli albergatori, con gli albergatori, con chi fa ricerca, con chi si occupa di consulenza, con le aziende che forniscono servizi e tecnologie, per far convergere in un'unica direzione, che è quella di un aumento dell'efficienza del sistema alberghiero italiano, dei sistemi altrimenti sarebbero non conosciuti o conosciuti in maniera inappropriata. In questa direzione credo un'iniziativa di genere sia assolutamente di livello, utile, e auspico da esterno, perché non faccio parte dell'organizzazione, che prosegua anche nei prossimi anni con i presupposti di quest'anno, perché l'ho trovata veramente molto partecipata e anche molto interessante, almeno per oggi, il primo giorno.